Ora dimostriamo che l'energia di riposo di un elettrone è circa mezzo MeV, quella di un nucleone è quasi un GeV. L'energia di riposo si calcola massa per velocità della luce nel vuoto al quadrato. Nel caso di un elettrone, la massa dell'elettrone è questa, mentre nel caso di un nucleone, quindi un protone o un neutrone legati in un nucleo, la massa del nucleone è l'unità di massa atomica, cioè questo valore. Li moltiplichiamo entrambi per la velocità della luce nel vuoto al quadrato, o di solito gli studenti commettono l'errore di dimenticarsi il quadrato. Invece stiamo attenti a elevare al quadrato e nel caso dell'elettrone troviamo questa energia di riposo, i joule, che dobbiamo trasformare in electron volt. Ricordiamo che un electron volt in joule è dato da 1,60 per 10 alla meno 19. Basta infatti al posto della E scrivere la carica dell'elettrone e volt lo ricopiamo, coulombe volte fa joule. A noi qui serve l'equivalenza al rovescio, a noi serve ricavare il joule ed esprimerlo attraverso l'electron volt. Quindi l'equivalenza inversa, al posto di joule mettiamo electron volt diviso questo numero. Il risultato è questo, che noi possiamo riscrivere come 0,51 per 10 alla sesta electron volt, cioè 0,51 mega electron volt. Mega infatti è 10 alla sesta, vuol dire un milione. Per un nucleone facciamo la stessa cosa, il risultato dell'energia di riposo in joule è questo. Facciamo la stessa equivalenza di prima per passare dai joule agli electron volt, cioè dividiamo per questo valore numerico. E otteniamo 0,93 per 10 alla 9 sono giga elettron volt. Quindi in conclusione l'energia di riposo di un elettrone è circa mezzo MeV e quella di un nucleone legato in un nucleo è quasi un GeV. Il rapporto tra queste due energie di riposo è all'incirca 1800, cioè l'energia di riposo di un elettrone è circa 1800 volte più piccola di quella di un nucleone, ma questo è ovvio, in quanto l'elettrone ha una massa che è circa 1800 volte più piccola della massa di un nucleone e perciò anche l'energia di riposo che è proporzionale alla massa sarà 1800 volte più piccola. Ora, ricordarsi a memoria che l'energia di riposo di un elettrone è mezzo MeV e quella di un nucleone è quasi un GeV non è necessario, ma può essere utile quando andiamo a vedere se una particella è relativistica oppure no. Infatti dobbiamo confrontare l'energia cinetica con l'energia di riposo della particella. Se per esempio abbiamo un atomo o un nucleo, il cui numero di massa è A, vuol dire che ha un numero A di nucleoni. Per esempio il carbonio 12 ne ha 12 di nucleoni. Allora l'energia di riposo la possiamo calcolare approssimativamente come 12 GeV, perché sono 12 nucleoni, ciascun nucleone è circa un GeV di energia di riposo. E quindi 12 GeV. Queste sono delle scorciatoie per ricordare un po', cioè calcolare un pochino a mente, l'energia di riposo degli elettroni e dei nuclei e degli atomi.